Everyone as freely as possible. A hacker is a person who does hacking. What hacking is, having the attitude the of playful cleverness. It doesn't matter just what you're doing. Come avrete potuto dedurre dal titolo, in questo video cercheremo di mettere insieme i tasselli che compongono l'interezza della coscienza identitaria della cultura hacker del nostro paese. Purtroppo, a differenza dell'episodio 1, mentirei a classificare come facile l'impresa di raccogliere notizie e informazioni, in quanto da noi la storia si è sviluppata in modo completamente diverso e, se vogliamo, talvolta in parallelo rispetto alla cultura hacker americana. Tuttavia, anche noi abbiamo una storia e di conseguenza degli antenati. Siete pronti quindi a conoscere un passato che non sapevate di avere? Per trovare le prime tracce di una coscienza hacker italiana. Bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo fino all'anno 1982, ovvero l'anno in cui i primi videogiochi fecero irruzione nel mercato italiano. È eh già proprio così. Il brodo primordiale della cultura hacker italiana sono proprio i videogiochi. Quest'ultimi, infatti, cambiarono completamente la concezione di elettronica e, se vogliamo, la concezione di elettrodomestico nel nostro paese. Le console avevano infatti la capacità di trasformare un freddo televisore a tubo catodico che lo spettatore era costretto a subire passivamente in un qualcosa di interattivo, in grado di offrire addirittura una sfida. I videogames sono quindi in piena ascesa e negli anni successivi conquistano rapidamente le sale dei bar con i primi cabinati a gettoni. Inoltre, sempre nello stesso anno, vennero rilasciati i primi due home computers della storia sul mercato italiano, ovvero lo ZX Spectrum e il Commodore 64, che, come vedremo tra poco, rappresenteranno lo start dell'informatica amatoriale in Italia. Torniamo ai videogiochi. Come abbiamo detto, i cabinati hanno conquistato le sale dei bar e i ragazzi iniziano poco a poco a scoprire le fantastiche novità che gli arcade hanno da offrire. Ma, come si dice, al diavolo non si vende, si regala. Infatti, i cabinati arcade offrono sì dei giochi mozzafiato che le console domestiche, viste le notevoli limitazioni hardware del tempo, non sarebbero mai state in grado di offrire, ma introducono anche una nota dolente, ovvero il fattore costo. Per giocare si doveva pagare e i giochi del tempo offrivano un livello di sfida assai superiore rispetto ai giochi odierni, quindi per riuscire a terminare un gioco, spesso e volentieri, si doveva spendere una discreta somma in gettoni. Il problema che accomunava il gruppo di videogiocatori del tempo, che ricordo era composto principalmente da ragazzini, era quindi sostanzialmente uno. I soldi. I soldi non erano mai abbastanza e si faceva davvero presto a svuotarsi le tasche davanti a un cabinato, ma proprio per fronteggiare il nemico comune delle finanze, in mezzo ai gruppi di ragazzini riuniti davanti allo schermo catodico di un cabinato si iniziò a formare una comunità di appassionati che collaborando e scambiandosi informazioni si divertiva tentando di raggiungere un obiettivo comune, completare il maledetto gioco. Quindi, seppur in contesto e con finalità completamente diverse rispetto al movimento hacker americano dai cabinati arcade, ma volendo generalizzare per non escludere le altrettanto significative console domestiche dai videogiochi, vengono prodotte le spore del movimento hacker italiano. Nonostante questa enorme differenza tra il movimento hacker nostrano e il movimento hacker americano, confrontandone le relative genesi, è interessante la possibilità di individuare ugualmente un minimo comune denominatore tra i due movimenti, ovvero il divertimento. Se i videogiochi hanno rappresentato l'innesco della cultura hacker italiana, i primi home computers, ovvero lo ZX Spectrum e il Commodore 64, sono stati l'anello di congiunzione tra il videogiocatore e la leggendaria figura dello smanettone. Lo ZX Spectrum e il Commodore 64 offrivano infatti la possibilità di scrivere software e di eseguirlo direttamente sulla propria macchina, mettendo a disposizione dell'utente strumenti assai potenti per l'epoca, come l'interprete Basic e addirittura un assembler che permetteva ai più impavidi di scrivere software direttamente in Assembly 6510 se si era possessori di un Commodore 64 o in Assembly Z80 se invece si era possessori di uno ZX Spectrum. Dunque, come se si trattasse di un processo evolutivo vero e proprio, gli appassionati di videogames più curiosi iniziarono ad avvertire la necessità di capire esattamente il funzionamento del computer. Iniziarono quindi ad accantonare i videogiochi e iniziarono a leggere i manuali tecnici e le guide di programmazione. Nacquero così ufficialmente i primi smanettoni. Prima di proseguire mi sembra doveroso definire una volta per tutte il termine smanettone. Lo smanettone è colui che esplora le funzionalità sia software che hardware di un dispositivo, talvolta modificandole o aggiungendole. Credo che fattori tecnici come abilità e preparazione non siano da considerarsi come determinanti della definizione, in quanto lo smanettare rimanda molto ad un approccio empirico, così si spiegherebbe l'utilizzo del termine come vezzeggiativo di tecnico. Quindi, concludendo, lo smanettone è colui che semplicemente si diverte a studiare il funzionamento, sia hardware che software, di un dispositivo. Alla luce di ciò si può dunque tranquillamente affermare che Smanettone è la versione italiana di Hacker. Data la sempre più crescente popolarità dei videogames e gli home computers che si diffondevano a macchia d'olio, c'è chi decise di investire in questa nuova realtà italiana a livello commerciale. Nacquero così i primi negozi di elettronica. Questi negozi, che forse sarebbe più corretto definire come sgabuzzini, furono importantissimi per i primi smanettoni, in quanto rappresentarono la loro prima possibilità di inclusione sociale e, allo stesso tempo, i punti di snodo di un primo vero sistema di scambio di informazioni, seppur rudimentale. Queste piccole attività diventarono infatti i primi punti di ritrovo per gli smanettoni, dove incontrarsi, scambiarsi informazioni, giocare videogames e talvolta rifornire il negoziante stesso di nuovo software. Però, dal momento che siamo in Italia e si sa, noi italiani non ci distinguiamo di certo in quanto onestà, spesso e volentieri i titolari di questi negozi di elettronica. Sfruttavano le capacità della loro clientela, delegando a loro alcuni lavori e sfruttandone così la manodopera a costo zero. Anche se i negozianti spesso si approfittavano della passione per l'informatica degli smanettoni facendoli lavorare gratis, a quest'ultimi non importava un granché e accettavano ugualmente gli incarichi che gli venivano commissionati, poiché quegli stessi incarichi rappresentavano per loro un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Infatti, seppur molti di loro potevano essere tranquillamente classificati come utenti avanzati, l'età media era bassa e praticamente nessuno possedeva una vera e propria preparazione tecnica. Andare a mettere le mani anche su una semplice scheda madre senza le giuste nozioni è una mossa alquanto azzardata, perché sì, Inizialmente le attenzioni degli smanettoni erano focalizzate principalmente lato hardware. Tuttavia, come si dice, il bisogno aguzza l'ingegno. Per compensare le loro lacune tecniche, gli smanettoni non perdevano occasione per farsi una cita nei reparti di assistenza dei negozi, cercando di avvicinare il tecnico e magari pure di stringerci amicizia con la finalità unica di imparare da lui qualcosa di nuovo. Ancora una volta, in maniera del tutto inconsapevole, nasceva in Italia, all'interno di un'ancora non consapevole comunità hacker, una tecnica già diffusa da anni in America, il social engineering. Per chi non lo sapesse, il social engineering, o ingegneria sociale, è una tecnica comunemente utilizzata in campo di sicurezza informatica, che consiste nello studio comportamentale di un individuo al fine di raggirarlo e ottenere le informazioni desiderate. Non si può non sorridere se si effettua un confronto sul contesto della medesima tecnica. In Italia si ricorreva al social engineering per ottenere informazioni tecniche sul funzionamento del computer. In America, invece, si utilizzava la medesima tecnica generalmente per ottenere le credenziali di accesso di qualche sistema. Mondi paralleli e distanti anni luce tra loro. Come è facile immaginare, agli albori i software non erano dotati di alcun sistema di protezione. Era infatti possibile a chiunque leggerne il codice sorgente, alterarlo, copiarlo e ridistribuirlo, ma ahimè la festa era destinata a durare poco. A causa dell'incredibile velocità di diffusione dei primi personal computer e della totale assenza di leggi che limitassero la possibilità di copia e di ridistribuzione dei programmi, le software house iniziarono a preoccuparsi seriamente per le loro tasche. Nel mercato incominciava infatti a diffondersi la malsana idea che lasciare, come è giusto che sia, all'utente la possibilità e il diritto di copia avrebbe causato come diretta conseguenza un'enorme perdita economica ai danni delle software house. Per ovviare quindi alla mancanza di leggi in grado di inibire il fenomeno, i produttori di software, i primi furono gli editori di videogames per la cronaca, iniziarono ad inserire nei loro prodotti dei sistemi anticopia. Ma nonostante ciò nessun sistema si rivelò effettivamente efficace. Nel giro di qualche settimana c'era sempre qualcuno che puntualmente riusciva a manometterlo. Nasce così la scena cracking italiana. Ma non tutti gli smanettoni si dedicavano a craccare i sistemi anticopia. C'era infatti chi si era semplicemente stancato di giocare a videogames e cercava di ricavare da quest'ultimi forme di intrattenimento alternative. In molti iniziarono dunque a provare a modificare i videogiochi utilizzando il Basic e talvolta, per ottenere risultati ancora migliori, l'Assembly. La comunità degli smanettoni viene quindi scissa in due sottocategorie. I cracker, ovvero coloro che si adoperano per manomettere i sistemi anticopia dei videogames, e gli hacker, che invece preferiscono studiarne la logica che ne permette il funzionamento e alterarne talvolta il comportamento. Qualche anno dopo il boom degli home computers, con la latenza che da sempre ci contraddistingue. Iniziarono a comparire nel nostro paese scuole private di programmazione e addirittura pure la scuola pubblica si fece trovare pronta istituendogli indirizzi di formazione per perito informatico e ragioniere programmatore, catturando fin da subito l'attenzione di quegli smanettoni cresciuti a cabinati arcade e home computers che pensavano di aver effettivamente trovato un luogo dove poter finalmente imparare ciò che interessa a loro, ovvero come mettere seriamente le mani su un computer. Purtroppo le loro speranze si dimostrarono ben presto mal riposte, in quanto l'istruzione pubblica si dimostrò inefficiente e non adeguatamente attrezzata mentre rivolgendosi a strutture private si cascava dalla padella nella brace, poiché quest'ultime, oltre ad essere gestite da personale altamente incompetente, spesso non disponevano nemmeno della scarsa attrezzatura che invece mettevano a disposizione le scuole pubbliche. Ancora una volta quindi gli smanettoni si ritrovano in balia delle onde. Nessuno insegnerà a loro le nozioni che stanno cercando poiché le istituzioni e le strutture private, oltre che, come abbiamo detto, essere gestite da incompetenti, non si preoccupavano di insegnare, per esempio, l'Assembly 6510 o come magari andare a configurare un qualche tipo di periferica su uno ZX Spectrum. E sapete il perché? Perché il mercato non richiedeva quel tipo di preparazione. Nei corsi offerti dalla scuola pubblica e dalle strutture private veniva infatti insegnato generalmente a programmare in Cobol e Fortran, utilizzati prevalentemente in ambito lavorativo ma completamente inutili sugli home computers del tempo e date le circostanze gli smanettoni ben presto persero interesse in questo tipo di iniziative e rispolverarono il loro vecchio metodo di formazione ovvero il libero scambio di informazioni. Tutto questo ha i suoi pro e i suoi contro. Da una parte, rifiutando un sistema formativo inefficiente, non adatto alle loro esigenze e traendo invece beneficio dal libero scambio di informazioni, gli smanettoni si portavano sempre una spanna sopra la media italiana, formata dall'istruzione pubblica e dalle strutture private. Però, come contro, è anche vero che formarsi da autodidatta non è esattamente una passeggiata e ciò rallentava notevolmente lo sviluppo tecnologico del paese. Buttando sempre un occhio in America e mettendo nuovamente a confronto le due realtà informatiche, è abbastanza facile capire perché nel nostro paese tutt'oggi si respiri sempre un'aria pesante. In America si è formata prima una cultura hacker e successivamente è arrivata l'industria, mentre nel nostro paese la cultura hacker si è sviluppata di pari passo con l'andamento di mercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in America, essendo l'informatica antecedente all'avvento dell'industria, vi erano già presenti nel mondo accademico realtà affermate dove poter imparare realmente qualcosa di interessante e, soprattutto, non contaminato dalla richiesta di mercato. Nel nostro paese, invece, l'informatica si sviluppa parallelamente al mercato e, essendo una disciplina completamente nuova, ci trova impreparati a livello formativo. Tuttavia l'industria continua a svilupparsi e le istituzioni non possono fare altro che ascoltare le esigenze di mercato e cercare di formare personale secondo le direttive di quest'ultimo. Questa è l'analisi che ti consiglio di prendere in considerazione se frequenti o hai frequentato un corso o un indirizzo scolastico barra universitario a stampo informatico e Seppur amando questo mondo, talvolta ti è capitato di rincasare con una strana sensazione di amaro in bocca. Ad ogni modo, non tutto il male viene per nuocere, poiché grazie proprio a questo vuoto intellettuale iniziò ancora una volta inconsapevolmente a manifestarsi tra gli smanettoni un tratto fortemente caratterizzante degli hacker americani, ovvero quella forte intolleranza verso il mondo accademico e verso le istituzioni. Il nostro viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca delle radici della comunità hacker italiana termina qui. Sono convinto che adesso che sapete qualche dettaglio in più su ciò che è stato, vi sarete sicuramente fatti un'idea sul perché, purtroppo, nel nostro paese, il settore informatico spesso e volentieri resta impantanato nella palude del mediocre. E anche se magari si può far fatica ad ammetterlo, bisogna guardare in faccia la realtà. In Italia l'informatica è vista quasi esclusivamente come uno dei tanti semplici ingranaggi che muovono il complesso sistema produttivo dell'industria. Punto. Non è mai riuscita a svilupparsi una vera e propria coscienza informatica come quella che alimentava e che tutt'oggi alimenta, le comunità hacker americane continuando a produrre quello stesso vuoto intellettuale creatosi negli anni Ottanta con i primi tentativi di formazione informatica istituzionale. Citando lo storico e militare ateniese Tucidide, bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro. Orientare il futuro. Orientare il futuro.